Vediamo questo. Allora, colleghi, buongiorno, sono le ore 10, vi prego di staccare i microfoni, oggi c'è qualche problema di audio. Attivateli solo per dire presente, Bertolino presente. Mattaliano presente. Lo Monaco presente. Chinnici presente. Vi ringrazio. E allora, brevi comunicazioni, prima di passare all'approvazione del verbale, di ieri, è stato inviato, la richiesta per tutte le commissioni. Io ho anche parlato col presidente Arcoleo, che in mattinata intanto velocemente mi farà avere gli emendamenti della sua commissione, fermo restando che è partita la richiesta sia alla presidenza che alla segreteria generale. Dopodiché volevo chiedere a Marilena, rispetto alla corrispondenza che è arrivata dai giustificativi e del richiamo della velocità nel trasmetterli, noi come siamo combinati rispetto alla possibilità ai consiglieri di avere il certificato del mese di marzo? Io ho inviato tutto ieri, prima ancora appunto che lo ricevessero il 2, io ho già inviato tutto ieri. Le certificazioni sono tutte pronte e inviate. Adesso devono elaborarli loro. Entro il Novità sulla 9 modalità dovrebbero di essere dare finiti i i lavori. certificativi. Come? Quindi dico, la modalità è che li firmerà anche la Como o basta la firma della segreteria No, della no, no, commissione? no, Lo non sai ci è stata questo? data nessuna indicazione, per cui rimane così come è stato fatto fino adesso, tranne quelle rare volte che abbiamo firmato noi. Quindi dovrebbe. Poi, Ok. dopodiché, domani abbiamo, vi ricordo, l'assessore Marano alle 10:30. Lunedì, vi comunicherò l'orario in cui avremo il presidente, Inzerillo della quarta commissione. Prima di, continuare, mi auguro finire la lettura oggi degli emendamenti della quarta, in modo che domani ci dedichiamo eventualmente a quelli della settima. Io desidererei leggere e approvare il verbale della seduta di ieri. Allora, l'anno 2020, il giorno 1 del mese di aprile, la quinta commissione consiliare è stata convocata dal presidente Bertolino per procedere alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La commissione avviene in modalità a distanza attraverso le piattaforme di Google Meet. Tale modalità viene prevista su disposizione numero 7 del presidente del Consiglio Comunale. Alle ore 10 il presidente Bertolino, assistito alla segretaria Marilena Manducci, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Tra le comunicazioni, informa di aver sentito l'assessore Mattino disponibile a riunirsi con la commissione, rimane in attesa di una nostra convocazione, di aver ricevuto mail inviata dall'ASCAP riguardo a tutte le problematiche attinenti alla situazione drammatica che in questo momento coinvolge tutti gli alunni disabili e la categoria dei professionisti rappresentati. Si ritiene quindi utile affrontare la questione con l'assessore Marano, di aver ricevuto una mail che segnala un'iniziativa culturale per essere inserita nel sito del Comune proprio alla luce della proposta di questa commissione, dell'invito del sindaco per una piattaforma online di tutte le iniziative culturali riguardanti la situazione emergenziale di questo momento. Presidente, svolta la fase delle comunicazioni e della programmazione, imposta di delibera, regolamenti, interventi di inclusione sociale. Prima di procedere alla disamina degli emendamenti presentati alla quarta commissione, dà mandato alla segreteria di inviare un'email all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale per chiedere di inviare a questa commissione tutti gli emendamenti presentati da tutte le commissioni competenze elaborate al momento dell'espressione del parere. La commissione dà inizio alla lettura, studia e disamina degli emendamenti. Nel corso del lungo dibattito, i consiglieri manifestano delle perplessità in ordine all'emendamento numero 14. Il presidente, sia su questo che per i diversi dubbi emersi durante la discussione, rimanda un confronto con il presidente della commissione proponente. Invita i consiglieri a continuare l'esame degli emendamenti nella seduta di domani alle 11:43. Il presidente dichiara chiusa la seduta. Va bene, consiglieri? Lo posso mettere. Allora, Bertolino favorevole.
Chinnici favorevole. Lo Monaco favorevole. Mattaliano favorevole, forse non si era sentito prima perché c'è il... Mattaliano. Favorevole. Quindi all'unanimità favorevole dei quattro presenti, verbale viene approvato, Marilene. Quindi più tardi, adesso predispongo la firma digitale e lo possiamo caricare. Risultano già caricate le videoregistrazioni delle precedenti sedute nel sito del Comune. E allora, ritorniamo ai nostri emendamenti. Sì. Siamo come ieri, Viviana. Un attimo, prendo la delibera. Qualcuno ha gli emendamenti a portata di mano? Io stavo parlando da sola, Francesco, scusami. Pensavo di avere il microfono attivo. Consiglieri, io purtroppo oggi ho problemi di... Vi Mi vedo senti? Tutti fermi. Mi senti? Mi sentite? Mi sentite? Io sì, io ti Ok, sento. scusatemi, Sì. stavo parlando da sola, Sì, Francesco, io già avevo sento. aperto tutto e vi stavo parlando. Praticamente Io il... sì. Ok, siamo arrivati al 12, all'emendamento numero Sì, io 12. sì, io sì. Puoi condividere lo schermo, Vivi? No, perché se condivido non leggo, ragazzi, perché è sviaditissimo, tra l'altro. Aspetta che lo ci provo. Ok, cioè, lo vedo piccolo, non ce la posso fare perché è molto sgranato. Anche questa è una cosa importante. Quando ci mandano i documenti, ora che siamo in modalità agile, spero che su queste cose saremo tutti, non noi ovviamente, il problema è dell'amministrazione che ci deve fornire tutti gli strumenti, quindi una stampante decente perché non si legge nulla. Quindi abbiamo noi questi allegati molto sgranati. Allora, riesci Valentina ad aprirlo tu dal tuo PC? Sì, lo sto provando. Un secondo, l'ho aperto. Ora vediamo se lo posso condividere. Io pensavo che condivideste il regolamento, la proposta di regolamento nel frattempo. Ah, come preferite, ditemelo. No, sono meglio gli emendamenti. Perché bene o male... Vabbè, però qualcuno segue il regolamento, eh? Sì, io ce l'ho davanti. Ah, ok, il regolamento perfetto. L'ho davanti. Perfetto. Questo emendamento siamo a pagina 1. Questo emendamento 12 fa riferimento a quale articolo? 14. Sempre 14? Sì. Siamo a pagina 11, Vale, del file. Sì, vedo se mi risulta intanto la condivisione. Però vedete qualcosa di condiviso? No. Condividi tutto lo schermo. Ma Francesco c'è? Sì. Ok. Io sto cercando di aprire gli emendamenti al mio PC, ma è tutto in palle, sia l'audio vi sento a tratti, sia è molto lento il mio PC.
Ma C'è un Franci, forse problema di devi connessione, aprire. ci saremo troppi. Sì. Forse devi metterti in un'altra stanza vicino al wifi. Boh. Prova con la connessione del telefono, Fra. Cioè, usa il telefono come router wifi. Ah, scusate, dopo io ho fatto. Come Stai vale? presentando, giusto? Ragazzi, per Sì. condividere lo schermo c'è la freccia a destra dove c'è scritto stai presentando. E lui mi sta dicendo stai presentando a tutti. Ma non si vede. Voi? Non si vede nulla. Sì, ma vedete nero qualcosa o vedete solo la mia faccia? No, vediamo lo schermo, stai presentando a tutti. E Ah, poi ok. E quindi il file come lo metto ora? Che no... Come lo trascino? Sì. Si sta vedendo il tuo schermo. Sì, esatto, vorrei farvi vedere ora il file. Come glielo metto? Perché mi dovrebbe dire prendi qualcosa dal tuo computer. No, Vale, secondo me devi andare tu a sinistra nella tua AREG o a... No, dove ce l'hai tu il file? Apri sul tuo PC e apri il tuo... Ah, Devi direttamente aprire apri. tu il file e leggerlo, capito? Cioè, devi aprirlo e leggerlo. E noi lo vediamo. Infatti, forse... Io l'ho aperto, ma voi lo vedete adesso. No, questo è l'AREG, ma non devi aprire questo, abbiamo detto, no? No, Vuoi gli emendamenti. aprire Non ci sono a seguire qua. gli emendamenti? No, non sono qua gli emendamenti. Ah, nell'altro file, ok. Questo è il regolamento. E poi sto pensando, lo potevo fare pure io perché potevo continuare a leggere lo stesso. Non Valentina, devi ci pensavo. aprire il tuo file. Sì, l'avevo aperto, ho sbagliato file, ho capito che devo aprire l'altro. Per ora vedete niente? Sì. Sono questi, il file è Non questo. credo, non erano questi, no, 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 non sono questi. Allora, Questi quali sono? scusate, Aspetta. Questi io quali sono? ho aperto una mail con scritto regolamento interventi inclusione sociale, trasmissione emendamenti. E Sì, ma non è questo. Fammi ci sono due. vedere. Allora. Riapri il file a sinistra, questo che hai aperto poco fa, col parere. Questi sono... Aspetta, aspetta, aspetta. Quale commissione è? Non riesco a seguire, Vale. Un attimo. Allora, Quarta. quarta, ok. 42 pagine. Però non è lungo come quello, scusami. Vai, 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 scorri, scorri, scorri. Ah sì, forse è questo. Questi Ok. sono, dai, questi. Quindi Allora, io nel frattempo leggo, allora, volete, come volete voi, dico ci ok, alterniamo. devi scendere, devi andare al 12. Emendamento 12. Ok. No, no, Poi sali, siamo al sali, sali, 14, però. sali, sali, Siamo al 14-15. sali, Scusate, questi sali, sono altri. sali, 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 sali. Ok, questo. Ok, stop, Ok. Perfetto. Autorecupero si chiama. 14 ter. Sì. 6. 14 ter 6. Allora, ci siamo tutti. Sì, vai. Allora, è un emendamento 12 aggiuntivo. Aggiungere il seguente articolo 14 ter 6. Autorecupero. L'Agenzia Sociale per la Casa garantisce la cura degli aspetti sociali e organizzativi del processo denominato di autorecupero. Questo prevede attività poste in essere direttamente dai beneficiari per il risanamento e riadeguamento strutturale di immobili nella disponibilità dell'amministrazione comunale. L'Agenzia monitora l'iter finanziario e burocratico e svolge altresì la funzione di facilitatore nei processi della progettazione partecipata e delle fasi operative di cantiere. Per conseguire questo obiettivo viene coordinata l'interazione dei diversi settori dell'amministrazione comunale coinvolti in modo che il beneficiario fi finale sia posto al centro del processo. L'utente impiegato nei lavori potrà beneficiare dell'alloggio secondo sistemi di canone agevolato basato sul reddito o sullo scorporo del valore della prestazione lavorativa quantificata secondo i prezzi di mercato e i tariffari.
Ma questo non era già in un altro regolamento? C'è qualcosa di similare. No, dico un altro regolamento da approvare, quello forse sui beni comuni, se non sbaglio. L'agenzia può stipulare specifici accordi con enti di formazione ed altre agenzie per il territorio specializzate nella formazione in campo edile e nella realizzazione di lavori in modo da prevedere nel piano individualizzato elaborato in favore dell'utente l'acquisizione di competenze certificate in campo edile che possono facilitarne anche il percorso di inclusione attiva. L'amministrazione comunale attraverso l'Agenzia Sociale per la Casa provvede al censimento degli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale e dei beni confiscati alla mafia classificati come alloggi residenziali che si trovano in una condizione di inagibilità o che richiedono interventi di manutenzione, si legge malissimo, interventi di manutenzione perché in evidente stato di degrado e incuria. Al fine di promuovere l'apporto dei cittadini ai programmi di recupero, il Comune emana avvisi pubblici in cui elenca gli immobili soggetti al recupero, rende gli interventi da eseguire e il computo di massima delle opere necessarie per ciascun immobile effettuato dall'ufficio tecnico comunale, definisce i requisiti che i cittadini devono possedere per la partecipazione alla procedura di assegnazione degli immobili da recuperare, definisce che di assegnazione degli immobili. Ah, dicevi a Valentina, scusa, sì, degli immobili da recuperare, garantendo la priorità alle categorie sociali svantaggiate a rischio di esclusione sociale, definendo i criteri per l'abbinamento tra i richiedenti e gli immobili da assegnare mediante autorecupero. Definisce i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di autorecupero, ivi compresa l'osservazione, l'asseverazione delle opere da parte dei tecnici dell'amministrazione o da parte di tecnici privati abilitati in base alla normativa vigente. I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno formulare un'istanza correlata da una proposta operativa indicando altresì i costi per i materiali e il valore della propria prestazione lavorativa quantificata secondo i prezzi di mercato e i tariffari, indicando una previsione dei tempi per la conclusione dei lavori di recupero. L'Agenzia Sociale per la Casa provvede ad esprimere un parere sulle singole proposte con il coinvolgimento di enti e uffici interessati, fornendo prescrizioni, assistenza e supporto. Entro 6 mesi dalla data di presentazione delle proposte verrà reso pubblico l'elenco delle proposte approvate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione, nonché realizzato con il quale l'utente si impegna a realizzare l'intervento di recupero in tempi certi tramite il proprio apporto lavorativo diretto nel rispetto alle norme vigenti in maniera di autocostruzione. Periodo di tempo durante il quale l'immobile recuperato resta nella disponibilità del soggetto assegnatario e le condizioni di assegnazione saranno stabilite nel piano individualizzato e nel patto abitativo di quel successivo articolo 15. Ne avevamo letto ieri questo. Nella fattispecie degli immobili ERP, questi potranno essere recuperati direttamente dagli assegnatari con la possibilità di scomputare il canone di locazione le somme per la manutenzione effettuata mediante autorecupero previa autorizzazione dell'amministrazione secondo la procedura prevista. Gli interventi potranno essere effettuati dagli assegnatari dei soggetti utilmente collocati in graduatoria o già residenti nell'alloggio secondo la procedura prevista nel presente articolo. L'assegnatario dovrà produrre idonea documentazione per il riconoscimento dei costi sostenuti. L'Agenzia Sociale per la Casa può pubblicare avvisi o manifestazioni di interesse rivolti a terzi per la ricognizione messa a disposizione di immobili da destinare all'autorecupero di proprietà privata o appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici in stato di abbandono e che si trovano in una condizione di inagibilità o che richiedano interventi di manutenzione perché in evidente stato di decadimento o incuria al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. L'Agenzia Sociale può anche attivare prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all'entità e al valore economico dell'adeguamento che necessita agli immobili. Parere sopra c'era scritto favorevole e poi parere forse tecnico, poi parere contabile non dovuto, con avvertenza che in omaggio ai principi contabili
le previste compensazioni, scomputo del canone dovuto deve avere un'evidenza contabile nel bilancio. E questo l'abbiamo visto forse ieri. Sì, abbiamo visto ieri. Infatti. Io andrei avanti, aggiuntivo, cassare la norma articolo 15 e sostituirla con la seguente. Quindi cassare norma articolo 15 e sostituirla con la seguente, però forse la prima parte al solito è uguale, vediamo. Articolo 15. Aspetta un secondo, sì. Che così mi vedo l'articolo 15. E infatti sto guardando anche io nell'altro schermo l'articolo 15. Articolo 15 destinatari. Sì. Destinatari dei servizi di cui al presente titolo 2 sono, e ci sono i destinatari, famiglie singole, destinatari dei servizi devono essere disponibili e termina con attività. Vediamo qui invece cosa dice l'emendamento. Destinatari dei servizi di quel presente titolo secondo sono famiglie singole. No, stavo guardando dove finiva. Vai più allora, finisce. Sono da considerarsi. No, qua viene inserito un'altra cosa. Allora, il primo capoverso si ferma di una rete di protezione. Poi viene aggiunto, sono da considerarsi i beneficiari, e poi si riprende l'articolo 15 con i destinatari dei servizi devono essere. Quindi quello aggiuntivo è, sono da considerarsi i beneficiari degli interventi di cui... Qua, questo è il... Ok, questa però va bene, lo leggiamo completo anche perché quello del regolamento sì, non l'avevamo letto. Allora, comunque dice sostituire così, articolo 15, destinatari dei servizi di quel presente titolo secondo sono Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Viviana, non ti sentiamo. Parte del servizio sociale comunale che Viviana, è effettuato la... Viviana? Sì. Viviana? Sì. Non ti abbiamo sentito. Tu hai cominciato con famiglia e poi non si è sentito più la tua voce. Ok, mi sentite? Dai, ricominci. Allora, destinatari dei servizi di quel presente titolo secondo sono famiglie e singoli in temporaneo rischio di povertà o marginalità o rischio grave di esclusione sociale e di pregiudizio che ha determinato la perdita dell'abitazione o il pericolo contingente di perdita desumibile da una valutazione multidimensionale, economica e tecnica da parte del servizio sociale comunale che ha effettuato la presa in carico per attivare il supporto di una rete di protezione. Sono da considerare... Ti posso interrompere un secondo? Sì. Quindi anche in questa prima parte che avevamo detto che era tale e quale a quello del regolamento, già ci sono inserimenti, ci sono sì, parti che già vengono inserite, quindi ci sono emendamenti, quindi questi dovevano essere dalla parola alla parola inserire, oppure doveva essere direttamente sostitutivo e dovevano mettere una X su sostitutivo, non su aggiuntivo, perché aggiuntivo, diciamo, se aggiungi una parola, una frase e basta. Se tu lo modifichi tutto, diciamo, alla fine fai sostitutivo, secondo me. Sì, sì. Bisogna sì, un po' intendersi su questo. Secondo me tutti i segretari di commissione, anche questo è un aspetto che possiamo anche segnalare come organizzazione del lavoro per capirci meglio anche tra noi. Cioè, magari usare uno stesso standard. No, lo standard è quello. Cioè, signori miei, non è che ce lo dobbiamo inventare. Dai, che mondo è mondo, sostitutivo è sostitutivo, integrativo è sostitutivo, è integrativo, cioè non diciamo, però si devono parlare tra loro, dico i referenti, diciamo, delle commissioni, diciamo che qualcuno glielo doveva spiegare, la segretaria glielo doveva spiegare. Andiamo. No, a noi l'ha spiegato infatti Marilena, da noi l'ha fatto, cioè è stata lei subito a organizzarlo, non abbiamo avuto bisogno. Allora, detto questo, andiamo avanti. Sono da considerarsi beneficiari degli interventi di quel presente titolo anche le famiglie e i singoli che sono alla ricerca di soluzioni abitative economicamente sostenibili, perché si trovano nella condizione di dover sostenere una percentuale di incidenza del canone di locazione sul reddito annuo lordo pari o superiore al 30%.
Quindi è un aiuto anche alle famiglie e ai singoli in ricerca di soluzioni abitative. Ok, i destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l'impegno a rispettare il progetto individualizzato elaborato dal servizio sociale, volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla situazione, è ripetuto due volte erroneamente, di difficoltà. Parte integrante del progetto individualizzato è il patto abitativo, che verrà sottoscritto dalle parti e che dovrà contenere diritti, doveri, divieti, obbligazioni, codice di comportamento e cause di revoca dei benefici previsti nel progetto individualizzato. I destinatari delle prestazioni di cui al presente titolo secondo dovranno essere in possesso dei requisiti giuridici ed economici generali che saranno resi pubblici dall'amministrazione comunale. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. C'è una virgola in più, diciamo. Allora, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di presa in carico e devono essere comprovati al momento dell'avvio delle attività. L'Agenzia Sociale per la Casa, per la realizzazione degli interventi di cui al presente titolo, potrà utilizzare eventuali graduatorie già elaborate dall'amministrazione comunale in materia di assistenza all'abitare. Infatti, questo è molto legato, infatti, al discorso dei beni comuni, al solito anche forse dell'emergenza abitativa. Comunque, il parere contabile non dovuto. Sì, questo diciamo è tutto modificato, tutto. Prendi alcuni pezzi di quel regolamento, lo integra, diciamo questo va. Perfetto. Allora andiamo al 14, emendamento 14, aggiuntivo, aggiungere all'articolo 18, quindi dobbiamo scorrere l'articolo 18. Sì. Quindi siamo titolo terzo. Definizione del percorso di inclusione attiva. Definizione, sì, ok. Vediamo quanto è lungo. Inizia con il percorso ABC e finisce con 96 ore. Vediamo qua gli emendamenti. Allora, al punto C, quindi punto C, andiamo al punto C. O comunque diamo un'occhiata velocemente al percorso al regolamento, diciamo il percorso di inclusione attiva può avere una durata massima variabile da 10. Vuoi leggere tu la prima parte Cesare? Sì, Leggi tu la d'accordo. prima parte e poi ti fermi al Allora, punto C. scusate, punto C di che cosa che articolo state 18. leggendo? L'articolo 18 del regolamento, Articolo al momento, 18. un attimo. Ok. Nel frattempo, Definizione del vabbè, percorso. ok, grazie. Definizione del percorso di inclusione attiva. Il percorso di inclusione attiva può avere una durata massima variabile tra i 10 e i 16 mesi, di cui un massimo di 4 mesi da dedicare al servizio di orientamento e alla ricerca dell'azienda in cui inserire l'utente fino all'avvio dell'attività di tirocinio slash borsa lavoro e un massimo di 12 mesi per l'attività di tirocinio borsa lavoro. La determinazione delle somme da corrispondere all'ente per la realizzazione dei percorsi di presa in carico, come di seguito specificato, verrà calcolato sulla base delle attività svolte e dei costi effettivamente sostenuti. In particolare, l'intero percorso di inclusione attiva prevede le seguenti prestazioni: A. Orientamento. Prevede le seguenti attività: accoglienza e presa in carico, analisi delle attitudini, motivazioni e competenze del destinatario, redazione del bilancio delle competenze, elaborazione del curriculum, ricerca dell'azienda ospitante per il tirocinio borsa di studio e sostegno dell'utente fino alla fase Borsa finale. lavoro. Vabbè, tirocinio borsa lavoro e sostegno. E sostegno all'utente fino alla fase di avvio dell'attività di tirocinio barra borsa lavoro. Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività con il destinatario per un ammontare stimato massimo di 24 ore. B. Tutoraggio durante lo svolgimento del tirocinio formativo e attività di orientamento in uscita.
Tutto il percorso di tirocinio deve essere oggetto di un costante tutoraggio in itinere. In particolare, il tutor dovrà occuparsi di supportare l'inserimento del tirocinante in azienda, verificare la presenza secondo il monte ore previsto, verificare che svolga le mansioni conforme al suo profilo, curare il rapporto con il tutor aziendale. Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività con il destinatario per un ammontare stimato massimo di 48 ore, nel caso di tirocinio della durata di 6 mesi. Nel caso di tirocinio della durata di 6 mesi, per un ammontare stimato massimo di 96 ore, nel caso di tirocinio della durata di 12 mesi. C, orientamento, qui è dove dovrebbe... No, puoi andare avanti perché è aggiuntivo quello, è dopo il punto C, cioè dopo alla fine del punto C, è un comma da aggiungere al punto C. Perfetto, C, orientamento al self-employed, analisi della realizzabilità, dell'idea imprenditoriale, formazione sulle competenze di base necessarie all'avvio di un'iniziativa di impresa barra lavoro autonomo e alla sua successiva gestione, tra virgolette, comunicazione, organizzazione aziendale, gestione dei costi aziendali, avvio effettivo dell'impresa barra lavoro autonomo, affiancamento nella fase del disbrigo delle procedure necessarie e dello startup. Il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo ha una durata unica fissata in 8 mesi per tutti i potenziali destinatari. Per questo servizio si prevede la realizzazione di attività di tutoraggio con il destinatario per un ammontare stimato massimo di 96 ore. Allora, c'era il discorso dello startup che veniva, diciamo, citato tra parentesi, loro dicono aggiungere all'articolo 18.5 quest'ultimo comma. Al fine di sostenere lo startup e rafforzare nuove iniziative imprenditoriali, si prevede l'erogazione di contributi in regime de minimis agli individui che, al termine di un percorso di orientamento al self-employed, hanno i requisiti per realizzare una nuova attività economica e che saranno selezionati con procedure di evidenza pubblica. Si esprime il medesimo parere espresso sull'emendamento numero 7, tenuto conto della previsione di un contributo. Ok, cioè vi ricordate che avevano scritto che se è previsto, qualora ci dovesse essere un intervento economico, era necessario fare questa valutazione, rimandare la valutazione all'approvazione del bilancio, alla effettiva presenza dei soldi nelle casse comunali, qualcosa del genere, insomma. Il parere economico dipende dall'effettiva necessità che si debba ricorrere a un finanziamento da parte del comune, diciamo. Mm-hmm. Se volete cioè, velocemente proprio prendo il 7 e vediamo... Il parere era comunque questo, mi ricordo orientativamente, legato al... perché è normale che, ma questo già è anche nelle premesse regolamentari, se ci sono i soldi si possono fare queste cose, viceversa no. Cioè, parere contabile non dovuto, a meno che l'onere relativo alla costituzione del fido di garanzia non sia a carico del bilancio del comune, nel qual caso il parere deve ritenersi in senso contrario, poiché la sua costituzione deve essere subordinata alla previa verifica di compatibilità con gli equilibri di bilancio di cassa. Ok, quindi è contrario qualora appunto subordinato a questa cosa, esatto, insomma, subordinato a questo aspetto, quindi è un parere contabile che non è pienamente favorevole. Allora, un attimo solo che riprendo l'articolo. Allora, destinatari, no, l'articolo, emendamento 15, no, sì, dove siamo? 14, ok, 15. Andiamo al regolamento, articolo 18. 18 è quello che abbiamo letto. Sì, ah, sì, l'emendamento successivo pure il 18. 18 bis aggiuntivo, allora 18 bis startup, quindi a prosecuzione evidentemente, startup e rafforzamento di nuove iniziative imprenditoriali in favore di soggetti del terzo settore e gruppi informali. Si prevede l'erogazione di contributi in regime de minimis
in favore degli enti del terzo settore e dei gruppi informali individuati con procedure di evidenza pubblica, ai fini dello svolgimento di iniziative e progetti di innovazione sociale che rafforzano e o creano nuove attività di sviluppo economico per l'inclusione sociale in aree e quartieri svantaggiati e o degradati e o con presenza di criminalità. Possono essere erogati contributi per la valorizzazione di esperienze del terzo settore che vogliono trasformare le loro attività in forma di impresa. Ok, quindi quello di prima era, diciamo... Questo è un emendamento... Aggiunge un articolo, lì aggiunge un comma, qui aggiunge un articolo, però dico sempre quello è l'argomento, sul discorso dello startup, cioè sempre... Sì. Quindi erogazione di contributi. Sì. Allora, mentre quello era agli individui che al termine di un percorso di orientamento, eccetera, quindi è sempre un contributo alle start-up, in quel caso agli individui che vogliono creare la start-up, in questo caso sono al terzo settore direttamente, enti del terzo settore o gruppi informali, eccetera. Si esprime il medesimo parere espresso sull'emendamento numero 7, tenuto conto della previsione del riconoscimento di un contributo. Quindi siamo sempre allo stesso punto. Poi, emendamento 16, aggiuntivo. Aggiungere scendi. Articolo 18 ter. Quindi è sempre aggiuntivo. Scendi. Servizio di accompagnamento. Ferma. Ok, vai. Servizio di accompagnamento e tutoraggio alla realizzazione di progetti di sviluppo economico. L'amministrazione comunale può avvalersi di enti che saranno invitati a collaborare mediante la procedura pubblica della manifestazione di interesse che abbiano esperienze specifiche nell'ambito delle attività di supporto alla creazione di impresa. Gli enti selezionati dovranno supportare gli attori del terzo settore o i gruppi informali nello sviluppo e avvio di progetti attraverso un percorso di accompagnamento allo sviluppo dell'idea progettuale finalizzato alla definizione della proposta progettuale e alla predisposizione del dossier di candidatura per richiedere l'accesso al contributo a fondo perduto, tipo Invitalia, un percorso di accompagnamento nella fase di realizzazione dei progetti ammessi al contributo, attività di tutoraggio e supporto alla fattibilità progettuale e alla ricerca di fondi per i progetti che non hanno ottenuto il contributo. I progetti devono caratterizzarsi come azioni sperimentali, al cui interno si dovranno sviluppare delle attività del tipo di quelle di seguito elencate. Attività per la definizione e formalizzazione dell'idea imprenditoriale che prevede un'analisi della realizzabilità dell'idea imprenditoriale. Poi attività di formazione imprenditoriale nel cui ambito realizzare comunicazione e marketing, organizzazione aziendale, budgeting e controllo di gestione. Attività di accompagnamento all'avvio di impresa che comprende la redazione del business plan, accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso al credito. Quindi tutto sullo sviluppo, diciamo, dell'imprenditorialità. Poi, parere... Che poi dobbiamo vedere, scusate, chi ha le competenze vere per fare questo lavoro, perché questo andrebbe fatto a prescindere, dico, dalla... No, perché era sviluppo e oggi più che mai in questo momento di crisi, perché per ora stiamo alla bella e meglio tamponando una crisi, ma bisognerà ripartire con un'economia che già partiva da zero, ora parte da meno 20. Quindi questo discorso del sostegno all'imprenditorialità sarebbe fondamentale. Sì, però il diciamo, devono individuare chiaramente enti affidabili ai quali diciamo, dare questa libertà d'azione. Cioè il comune sostanzialmente finanzierebbe questi enti, ripeto, io dicevo tipo Invitalia, nel senso che la logica è quella, ci sono dei finanziamenti e poi c'è un ente che aiuta, aiuta le persone, le società neocostituite a sviluppare l'idea progettuale, anche un gruppo di giovani parlando di start-up e c'è qualcuno che li aiuta nella... Posso dire una cosa, secondo me... E questi rischiando di rivolgersi a enti, io non so, onestamente conosco poco, diciamo, l'impatto di Invitalia, che risultati ha e come fa questi corsi di formazione. Non conosco bene, ma quindi non voglio. Infatti non era una cosa positiva. No. Dico, sto dicendo questo, cioè forse anziché diciamo l'ennesimo ente o carrozzone, sì. Tipo quelli della regione che purtroppo sappiamo non servono praticamente a nulla se non a campare loro stessi,
forse bisognerebbe far entrare proprio le poche imprese che abbiamo, le imprese siciliane, gli imprenditori, diciamo, veri, quelli che hanno delle attività riuscite, per fare delle sorta di tirocinio all'interno delle loro stesse aziende, no? Un po' come si farebbe se funzionasse l'alternanza scuola-lavoro, come sì. Si fa in Germania, per dire che viene fatta dentro realtà sane economicamente e realmente imprenditoriali. Nella serie l'apprendistato cognitivo si chiama, cioè io imparo vedendo fare, non vedendomi uno che mi proietta PowerPoint su come si fa la startup, ecco. Diciamo anche il tutoraggio di 48 ore o 96, dico, in un tirocinio, vabbè, diciamo, ci sono degli aspetti un po' critici, però questo articolo in particolare che viene aggiunto vale, perché quello che dici tu in parte, se ho capito bene, lo vogliono fare con gli articoli precedenti, ok? Nei punti precedenti anche, e lo condivido perfettamente. Qui però si rivolge agli attori del terzo settore o gruppi informali, quindi... Cioè è come se non alle imprese già costituite, che come dici tu hanno bisogno, hanno tutto, secondo me hai perfettamente ragione, dico io concordo su questa priorità di investimento effettivamente sulle imprese che magari stanno ancora arrancando, che magari non hanno pienamente sviluppato tutte le potenzialità in termini di comunicazione, di marketing. Non mi sono spiegata, allora scusami Vivi. Allora faccio un esempio concreto, giusto, perché questo è un pallino che io ho qua sempre nel mio quartiere, giusto, di qua a Borgovecchio. Qui eravamo in pensiero, Vale, ancora in videoconferenza non avevo nominato il quartiere. Eravamo in pensiero. Allora, per esempio, dico qua, come sapete, c'era un tempo il mercato. Il mercato è morto, ok. Quindi c'è veramente pochissimo lavoro, purtroppo c'è soltanto veramente lo spaccio. Ora, ci sono però... Non è quella aziendale, giusto? No, spaccio purtroppo di... Ci sono stati tanti arresti, io non ho la cronaca purtroppo. Però, siccome c'è ovviamente, come in tutta la città, grazie a Dio, anche un tessuto sano di appunto o già piccoli imprenditori che comunque hanno la piccola trattoria, la piccola cosa, oppure ci sono anche lavoratori che hanno messo su, imprenditori che hanno messo su un grosso, insomma, una grossa realtà commerciale imprenditoriale. Ve ne ho parlato spesso, si tratta di quella di ristorazione, vabbè, lo possiamo dire, quella della Brace, che ormai a Palermo è un punto di riferimento, e che si è addirittura ampliata in tempo di crisi e ha creato anche la pasticceria e la gelateria. Ora, siccome io vedo come costui, che non conosco direttamente, però lo vedo perché sono una cliente, come lavora e come dà lavoro a tanti ragazzi anche del luogo, mi chiedo, non potrebbe essere utile che questa persona, che tra l'altro viene anche dal quartiere, ma non, è solo un esempio ovviamente, per carità, dico niente di personale, potrebbe essere utile come insegnante, diciamo, come si fa impresa, a mostrare come ci è riuscito, capisci? E quindi far venire dei ragazzini che ti fanno tirocinio, dei ragazzi o delle persone adulte ancora meglio, che non riescono più a trovare lavoro, che hanno 50 anni, no? Vi ricordate l'anno scorso la regione mise su quell'enorme cosa per il, come si chiamava ragazzi, il recupero del lavoro, non cantieri di lavoro, ma coloro che avevano perso il lavoro e dovevano fare, hanno fatto 8-9 mesi di corso. E a tutt'oggi non sono stati pagati, c'è gente che ha anche perso quei pochi lavori in nero, quei pochi lavori eccetera, per fare un corso diciamo alla luce del sole di 9 mesi, è passato più di un anno e non hanno avuto nulla. Quindi penso a forme, capito, lo chiamavo poco fa apprendistato cognitivo, apprendistato lavorativo, cioè dentro un'impresa già sana e florida di lavoro, le poche che abbiamo per carità a Palermo, ma potrebbe essere anche un negozio importante, una catena tipo Prada, anche se magari è poco frequentata, qualsiasi cosa, un negozio, una bottega che funziona bene e dove si possa fare, ripeto, questa sorta di apprendistato di stato per vedere come si regge una startup di successo o un'impresa di successo. Cioè credo poco all'ente che mi fa la formazione su come si diventa imprenditori. Diciamo sul campo, chiaro.
sul campo di esperienza è già di successo, che io vedo sempre, per esempio, questa persona cui faccio l'esempio, ma ripeto solo per prossimità, che studia i grafici su come funziona, per esempio, Just Eat, tutte queste applicazioni che vanno a portare la pizza, il pollo in giro per la città, che per ora stanno avendo un incremento esponenziale, no? Ma tu devi sapere come funzionano, come ti ci metti in gioco, eccetera, perché in questo momento, paradossalmente, come sempre, ci sono margini di lavoro che stanno decollando, laddove purtroppo c'è il deserto di altro, tutto il lavoro telematico in questo momento sta avendo un'impennata, giusto? Quindi tutti questi servizi, tanto che ieri un ragazzo di palermitano che lavora a Siena ha creato una, per esempio, una pagina in cui ha messo in rete, si stanno mettendo in rete tutti gli imprenditori che fanno servizi a domicilio, perché oggi è importantissimo conoscerli, per esempio, no? Quindi, come sempre nella vita, si aprono modi di lavorare che magari oggi non pensiamo possibili, ma sono nicchie di lavoro nuove. E tutto l'online e tutto il telematico in tempi di virale e di contagio è importante. Quindi perché dico questo? Cioè, perché penso appunto che il migliore apprendistato si fa dove qualcuno già sa lavorare bene e ti mostra come fa. Sì, però è previsto dal regolamento, Vale? Cioè tutto quello che stai dicendo comunque magari non così bene, però è previsto, solo che abbiamo in più aggiunto, cioè hanno aggiunto in più questa parte relativa al, cioè che poi non l'hanno aggiunta solo loro l'hanno specificata e sono stati un po' più, diciamo, ridondanti nelle cose, però già nel regolamento che stiamo esaminando, la proposta di deliberazione, abbiamo comunque diciamo questo percorso di inclusione, che dove abbiamo l'aspetto dell'orientamento, il tutoraggio nello svolgimento, il tirocinio formativo ci sono, c'è orientamento al self-employed perché vogliono provare a dire tu sei capace di creare impresa, e quello invece che dici tu, descrizione al tirocinio formativo borsa lavoro, cioè la borsa lavoro poi questo è, cioè tu vai in azienda, però dietro di te c'è comunque, dato che non lo può fare il comune in prima persona, dico lungi da me voler difendere l'impostazione, però oggettivamente è la cosa più logica che possono fare, dato che non abbiamo tanti operatori proprio comunali che possono seguire e prendere in carico, ma una sorta di ente di formazione che si occupa anche dell'occupazione, tipo agenzia per il lavoro sostanzialmente, che comunque ti segue il percorso, cioè ti fa da collegamento tra la persona che cerca lavoro e che si inserisce in azienda. Io forse mi sono persa allora dove parla del coinvolgimento delle imprese, degli imprenditori, non ho colto allora questo. E anche andando avanti nell'articolo 19 lo specifica, però prima diciamo ti parla comunque del percorso di inclusione, ma ti cita il fatto che devono fare un tirocinio diciamo anche formativo in imprese già collaudate, lo dice, ma già entra nel portale, sì, perché dove quello che ha letto Cesare al punto B, per esempio tutoraggio durante lo svolgimento, il tirocinio formativo eccetera, supportare l'inserimento del tirocinante in azienda, quindi parla di azienda, cioè poi lo descrive meglio nell'articolo 19 e poi lo descrive meglio, però già lo accenna dove l'ha letto Cesare, diciamo quello che poi scrive la commissione di inserirlo è in aggiunta, parlando delle start-up, perché è chiaro che se tu hai l'obiettivo di aiutare i giovani a fare l'impresa autonoma, oltre al fatto che già ci sono le aziende esistenti, le devi aiutare, cioè devi, o meglio, devi inserire, devi provare a inserire dei nuovi ipotetici lavoratori, ok, in formazione in aziende esistenti, e magari pensare di migliorare il lavoro, eccetera, l'attività complessiva dell'azienda esistente, hai anche quel, poi sempre per le competenze europee che noi conosciamo bene, diciamo anche la valorizzazione della libera imprenditorialità che alcuni di noi possono avere, non tutti, alcuni preferiscono essere inseriti in azienda, alcuni sviluppare, fare proprio gli imprenditori, sviluppare lavoro, creare lavoro. Ho capito, sarà che in queste aggiunzioni della Commissione Quarta vedo sempre questa parola enti selezionati, enti, non lo so, mi temo sempre che siano enti di formazione, appunto. Io
Concordo, anche io ho molte perplessità. Cioè io metterei l'università, la facoltà di economia, per esempio, che ha creato delle start-up già, no? In questo momento c'è un professore universitario che sta lavorando, aveva già creato una start-up di vestiti, di indumenti, in questo momento la sta, come si dice, reinventando, rimodulando per fargli produrre, per dire, mascherine. Ma con un lavoro enorme, perché per ora c'è gente che fa mascherine con qualsiasi cosa, qua invece c'è un lavoro scientifico di una start-up, ripeto, nata dall'Università di Palermo, che faceva vestiti e da un mese si sta riconvertendo con mascherine. Quindi io ci metterei esperti, ma esperti seri, esperti importanti, ecco, piuttosto che genericamente enti con la E maiuscola o minuscola. Questo. Sì, però io... se vuoi dire che è chiaro, può essere che insomma sono io magari, sicuramente. No, no, io... condivido la tua perplessità ed è stato il perché io, mentre leggevo, ho citato non a caso un ente, uno di questi enti, che io diciamo non, rispetto al quale ho delle perplessità, penso anche Cesare, quindi dico non... Ok, quindi, perché poi sappiamo che le cose non dovrebbero andare in un modo, ma il modo in cui vanno non è mai quello ipotizzato. No. Però dico, al di là di questo, non si può... presumo, diciamo, escludere la possibilità che possano esistere enti di formazione, di orientamento, che aiutino, cioè agenzie per il lavoro private, che non sono i centri per l'impiego esclusivamente, ma appunto agenzie per il lavoro che si occupano di orientamento, tutoraggio e facilitazione di incontro tra domande e offerta di lavoro, perché al netto del fatto che qui è veramente difficile trovare realtà di questo tipo e magari forse ci sono esperienze circoscritte con esperti, con professori o... Io ce lo metterei anche per incito, non che il comune debba dare soldi all'università per fare questo, attenzione. Però, per esempio, qua nel 18 bis, che non so se lo vedete, giusto perché è condiviso, sì. Si prevede l'erogazione di contributi in regione, in regime de minimis in favore degli enti del terzo settore e dei gruppi informali, individuati con procedure di evidenza pubblica, ai fini dello svolgimento di iniziative e progetti di innovazione sociale. Quindi magari ci metterei coadiuvati dall'università. L'università da qualche anno ha una cosa che si chiama la terza missione, non so se l'avete sentito dire. I professori universitari praticamente acquisiscono punteggi, eccetera, eccetera, e hanno l'obbligo proprio di questa che appunto viene chiamata terza missione, che non è altro, se io ho ben capito da come me l'hanno spiegato i miei amici professori universitari, che è l'interfacciarsi con il territorio e creare, diciamo, per esempio, punti di contatto fortissimi con la scuola, con l'imprenditoria, per sviluppare diciamo, appunto, anche il territorio in tutte le sue sfaccettature, ecco. Quindi ci vedrei, ecco, una garanzia che, per esempio, degli esperti che studiano su processi di come si fa un'impresa, vi ripeto, perché qua da noi c'è tanta buona volontà, ma c'è troppo arronzamento e spesso c'è malafede. Quindi, quantomeno, sì. L'università, non che io abbia, diciamo, il cuore troppo verso l'università, diciamo, però vuoi assicurarti che comunque non è una garanzia scientifica, capisci? Sì. Perché le cose si devono fare bene, e quindi c'è una facoltà di economia che vuoi o non vuoi studia queste cose, c'è una facoltà di un dipartimento di geografia umana, di matematica informatica, cioè io metterei, ora ci vuole le eccellenze a guidare anche questi enti carrozzoni, però con una leadership, ora ci vuole da intelligenza che possa portare avanti, insomma, un'intelligenza illuminata che possa portare avanti lo sviluppo, perché sennò sembra che tutto sia relegato solo al terzo settore, che sono enti che fanno come possono, per carità, quando sono illuminati si rivolgono agli esperti, quando non sono illuminati fanno da sé e magari più di fare beneficenza, bene che vada, non riescono a fare. Non lo so, se la parola università potrebbe spuntare con esperti esterni anche del mondo universitario, però vi prego, se vi sembra una cosa inutile, no, tu capisco, tu vuoi mettere dei paletti che secondo me non male non sono. Non...
Delle garanzie, diciamo, garanzie di scientificità, perché l'università, per esempio, ha anche il compito di valutare. Non ci scordiamo, colleghi, che la valutazione del processo è una cosa essenziale. Valutazione, ormai anche tutto il terzo settore, quando fa impresa sociale, perché ormai è diventata appunto impresa sociale, no? Sono di fatto vere e proprie start-up. Ma devono sempre, la Fondazione con il Sud pretende la figura del valutatore, che è sempre un professore universitario, peraltro, o quasi, no, non sempre, scusate. Sono agenzie di valutazione che comunque molto spesso, soprattutto al Sud Italia, che non abbiamo molte imprese di valutazione, ci si rivolge all'università, per esempio alla facoltà di sociologia, o ripeto, di economia, o altre. Cioè il valutatore deve essere uno super partes, con grandi anche capacità, competenze docimologiche, cioè non è facile valutare, fare una valutazione di impatto di un progetto sociale. Siccome io qua, per esempio, la parola valutazione non la vedo. Hai ragione, su questo concordo pienamente. L'università mi servirebbe da garanzia scientifica da un lato e di impatto, cioè può essere che ci siano attenzione e io ancora non lo ricordo, non l'ho visto. Possiamo procedere e vedere se ci sono altri articoli che parlino della valutazione, ma per me la valutazione è importantissima. E probabilmente dico, nel momento in cui qua ti scrivono individuati con procedura di evidenza pubblica, magari nell'idea di chi ha scritto questo emendamento c'era quella di dire ok, poi nell'ambito del bando, dell'avviso pubblico che viene realizzato, tra i criteri per scegliere, no, di individuazione dell'ente ci inseriamo, che so, diciamo precedente esperienza andata a buon fine, no? Oppure... No, Viviana, scusa, non mi sono spiegata di nuovo. Io parlo di valutazione del processo, cioè in questo, facciamo l'esempio di adesso, giusto? In questo momento il Comune ha messo su alla bella e meglio una macchina poderosa di aiuti. Io sono sicura che non ci dormono giorno e notte funzionari, assessori, se non ci dormo io, figuriamoci loro che hanno veramente la responsabilità proprio fattiva delle persone che in questo momento rischiano di morire di fame, giusto? Però noi in questo momento non sappiamo, a me quello che fa paura è il silenzio sui feedback. Per esempio, per ora dal mio quartiere io non so, sono messa che faccio telefonate per capire e sto scoprendo che magari delle mamme, delle famiglie che io ritenevo abbastanza sveglie dal punto di vista digitale non sono state neanche in grado di compilare il form e la protezione civile. Cioè, quindi mi dico, ci vorrebbe una valutazione dell'impatto anche in fieri di quello che stiamo facendo, se no noi non sappiamo realmente tutta questa macchina, dico per ora è un per carità emergenza, quindi pazienza, però sarebbe utile, è importante che ci sia un valutatore. Dico, no, adesso ho fatto l'esempio dell'emergenza del coronavirus, magari a sproposito, ma in generale di qualsiasi lavoro sull'inclusione sociale, di progetto, io devo valutare il progetto se sta andando bene, perché così posso cambiare, se no rischio di buttare un sacco di soldi. Sì, Vale, io ti volevo dire... Credo che sia un'analisi assolutamente condivisibile. Ti prego, Valentina, di segnarti questo punto in occasione dell'incontro con Mattina, vediamo dove poter venire all'interno del regolamento. Penso che sia un argomento che anche l'assessore potrà condividere. Segniamoci questo emendamento, questo tuo appunto che ti invito a replicare con l'assessore per vedere se Mari, ma Milena, se vuoi prendere nota, magari scrive valutazione di impatto, monitoraggio e valutazione, queste sono le parole un po' chiave, e il ruolo dell'università eventuale. Sì, condivido, Vale. Io ti volevo solo chiarire però quello che intendevo dire, cioè non ho capito. Però vorrei oggi volevo anche iniziare a continuare sugli altri emendamenti, altrimenti ci fermiamo. Però finisci, Vale, vediamo. No, volevo solo per chiarire, perché non. Vai. Non voglio essere, ho compreso, però ti dicevo, magari nell'ambito di quella valutazione, cioè di quell'individuazione dell'avviso pubblico che elaborerà il Comune, si può anche lì precisare ulteriormente e dire sia gli enti, diciamo, andarli a graduare, fare una sorta di graduatoria e di accreditamento sulla base del
delle esperienze positive, uno, e due, o contestualmente, sulla base anche degli esperti appunto valutatori o degli accordi con le università o enti che possano certificare la bontà di questa proposta. Ecco, diciamo, intendevo poi, continuando anche quello che dicevi tu. Quindi tu parli di valutazione iniziale a monte, diciamo. Però va bene precisarlo prima già nel regolamento, però poi è anche materia, secondo me, anche dell'avviso pubblico. Potremmo anche dire individuati con avviso pubblico, con espresso riferimento alla cioè come c'è il DURC per le imprese che devono essere, ok? In questo caso abbiamo l'accordo con dico l'università o con esperti del settore, eccetera, eccetera. Diciamo una sorta di bollino di qualità. Ok. Allora vado avanti. Aspetta, questo è il regolamento, era forse il 18, abbiamo detto manifestazione di interesse. Allora, siamo all'emendamento 17. Aspetta un secondo, 17, perfetto. Allora, qui siamo a sostituire all'interno, questo è sostitutivo, all'interno dei principi generali, all'ultimo rigo. Sono abbastanza semplici, credo che siano più tecnici questi che vengono adesso, quindi okay. Potremmo dargli una carrellata veloce. Ok, quanto sta sono delle correzioni, delle piccole aggiunzioni. Vedete il mio schermo? Guardiamoli e discorriamo. Vedete lo schermo? Posso aprire lo schermo io, perché mi sembra che sia molto migliore la mia connessione adesso. Se volete lo faccio io, dico. Come mi voi. Sentite? In questo momento non lo vedete il mio. No, è distaccata, credo. Lo schermo non lo vedete condiviso. Va bene. Lo vedete adesso il mio? Sì. Perfetto. Qua è tornato però i principi generali. Volevo capire solo una cosa. Principi generali è tornato in alto, giusto? Perché poi siamo all'articolo 3, andremo. Penso che sia una correzione tecnica, Viviana. Okay. Invece che 29 è stato uno sbaglio, è l'articolo 28. Va okay, bene? Sto guardando ora nel regolamento. Poi, l'articolo... sostituire all'articolo 3. Articolo 3. Scusate, Viviana. Sì, sto guardando. Sostituire all'articolo 3, ultimo comma. Ultimo comma. Dopo le parole... quanto stabilito... Sostituire la frase dall'articolo 29 del presente regolamento con dall'articolo 28 del presente regolamento, atteso che il predetto articolo è specificatamente dedicato alla rendicontazione. Parere contabile non dovuto, e poi abbiamo aggiuntivo, aggiungere all'articolo 13, comma 6, dopo le parole bandi di gara del Comune di Palermo, la frase in conformità alla normativa vigente. Parere contabile non dovuto. Poi abbiamo il 20, sostituire all'articolo 14, comma 11 e 12, dopo le parole indicate nel precedente, sostituire i commi seguenti, articolo 14, housing first, attività di accompagnamento all'autonomia abitativa, la definizione delle spese ammissibili e rendicontabili per le prestazioni di cui il presente articolo dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 29 del presente regolamento, con articolo 13, housing first, attività di accompagnamento all'autonomia abitativa. Diana, scusa, io direi che lo leggi tu. Diana. Sì, lei. Ci sei? È inutile che lo leggi tutto, è semplicemente la correzione che invece di 29 mette 28. Ok, sì. Va bene? Ok. Stessa cosa, okay. Quello successivo. 21, stessa cosa. Stessa 22. Cosa. Successivo. Sì. 23. Ai sensi della legge, ok. 24, aggiungere in conformità alla vigente normativa in materia, 25 è aggiuntivo, gli enti gestori, qui è la precisazione. Non lo vedo, me lo mettete a video.
All'articolo 19,3, dopo le parole gli enti gestori degli interventi di inclusione attiva, aggiungere la frase in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Ci siamo? Cesare? Dopo le parole gli enti gestori degli interventi di inclusione attiva devono aggiungere la frase in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia. Ok, ok. 26. Cassare articolo 21, ultimo comma, le parole dall'articolo 29 del presente regolamento, articolo 28. Emendamento 27. Aspetta, cassare dalla... niente, sempre cambiare 28, 29 con 28. Ah, va bene. Articolo okay. 24,1, sempre in conformità ed in conformità alla vigente normativa. 28, emendamento 28, aggiuntivo, aggiungere all'articolo 25,2 dopo le parole con personalità giuridica riconosciuta, aggiungere la frase in conformità alla vigente legislazione nazionale e regionale. Quindi sono solo delle precisazioni. 29, redige e pubblica l'avviso per l'accreditamento all'articolo 25 in conformità alla vigente normativa. Sempre un dettaglio. 30, aggiungere all'articolo 25 linee guida per l'accreditamento degli enti le parole elaborate dal settore competente. Poi, emendamento 31, aggiungere dopo le parole all'articolo 25,7 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 il rappresentante legale dell'ente e tutti i soggetti indicati dall'articolo 80 decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni. Poi 32, sostituire le parole dall'articolo 38 del decreto legge 163 del 2006 con dall'articolo 80 al decreto legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni. 33, sostituire, allora qui è l'articolo 25,8, andiamo a prendere, io devo prendere il regolamento, articolo 25,8. No, Viviana. No, cosa c'è? Sì, dimmi. Viene uguale. Già okay, nell'emendamento c'è scritto sopra com'è e sotto come cambiarlo. Ok, volete che leggo solo come cambia o entrambi? Ognuno ce l'ha a schermo, quindi un'occhiata. Puoi leggere solo come viene cambiato e sopra c'è il vecchio testo. Mm-hmm. Quindi okay. viene sostituito tutto? Sì. Sì. I requisiti specifici riguardano la capacità documentare di avere raggiunto adeguati livelli di qualità nella gestione di servizi, nella realizzazione di prestazioni e le materie oggetto delle presenti linee guida e sui requisiti. Requisiti di chi? Scusate, io devo prendere un secondo il regolamento, Francesco, scusami, non riesco sennò a capire l'emendamento. Un attimo sì. Solo. Sì. Dove sei? Che te lo leggo io. Regolamento è articolo 25, comma, sì. Non comma 8. Volevo capire l'articolo 25 cos'è. L'articolo 25 è procedure per l'accreditamento. Ah, perfetto. Per l'accreditamento degli enti del terzo settore, capito? Era per capire un po' il contesto, perché sennò... Gli enti che possono richiedere l'accreditamento sono quelli di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50, cooperative sociali di cui all'articolo 1 della lettera A, enti pubblici okay. o privati senza finalità di lucro con personalità giuridica riconosciuta. Inoltre gli enti che intendono accreditarsi dovranno attenersi a quanto stabilito negli avvisi e linee guida per l'accreditamento relativi allegati. È importante, scusate, perché qua c'è il discorso di Valentina, per esempio qua si potrebbe anche inserire quello che diceva Valentina, no? Secondo me sì. Perché è qua che va quel discorso che diceva Valentina, perché tu ti puoi accreditare, puoi diventare l'ente di formazione, l'ente di accompagnamento, l'ente che che ti aiuta nel fare il tirocinio in un'azienda, ma devi
avere anche... Secondo me no, perché queste sono le procedure per l'accreditamento, punto. Cosa diversa di rispetto a quello che diceva Valentina. Valentina diceva un monitoraggio di questi enti e quindi dei progetti che vengono fatti. Comunque riferimento anche in questo articolo di un eventuale protocollo con l'università. Esatto, questo volevo dire. C'è da dire che in questo momento già abbiamo un sacco di enti accreditati, quindi il comune ha seguito delle linee guida per l'accreditamento, ovviamente. Io le ho lette ai tempi, c'era chiaramente un discorso di annualità, da quanti anni lavora, quante persone ci lavorano, eccetera. C'è una scheda, potremmo vederla in questa scheda. C'è scritto, sì, linee guida, accreditamento, enti, contrasto, condizioni di criminalità. Io ce l'ho, l'avevo marginalità, scusate. Queste linee guida vengono fuori da un lavoro di un anno che l'assessore, un anno, insomma diversi mesi, a cui io ho partecipato in parte dei tavoli di lavoro, ma io più che altro come ascoltatrice, auditrice, l'hanno fatta l'assessore proprio con chiaramente gli enti del terzo settore che sono sul campo da tanti anni. Sono 20, però... 23 pagine, sono le linee guida, ce le ho proprio davanti, sono sì, le avevo scaricate tempo fa. Secondo me nell'ultimo comma di questo articolo, quando parla dei requisiti specifici riguardo le capacità dell'ente, secondo me si può concludere. Quindi nel caso in cui l'ente intende accreditarsi per la gestione dei più servizi dovranno essere presentati progetti tecnici specifici per ognuno di essi, avallati quindi, e qui si potrebbe aggiungere, avallati dal... quindi ciascun progetto tecnico dovrà essere avallato da un progetto... monitorato da... Scusatemi, però ciascun progetto tecnico dovrà contenere modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale. Quindi già comunque quando tu vai a valutare il progetto che tu scegli, insomma, da parte dell'ente accreditato, in quel progetto deve essere contenuto, come è giusto che sia in un piano, la modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale. Questo, diciamo, è un aspetto che viene comunque inserito, Ah, giusto per... dove è scritto? Scusa, dove stai leggendo? Sono gli ultimi 3 punti del progetto. Ciascun progetto tecnico dovrà contenere modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione finale, Sì, ecco. motivi della sostenibilità del servizio realizzato, forme previste di comunicazione e diffusione dei risultati raggiunti. Quindi c'è, diciamo, quell'aspetto là. Se poi vogliamo aggiungere invece il discorso di essere ulteriormente corroborata la capacità dell'ente, l'affidabilità dell'ente, più che capacità, affidabilità dell'ente anche dalla, come diceva Francesco, insomma, da un eventuale accordo, protocollo d'intesa con l'università o con esperti scientifici, quella allora, diciamo, va bene pure. Sì, probabilmente anche perché la modalità di monitoraggio in itinere di valutazione finale è eseguito da soggetto esterno, perché se me lo valuto da sola e mi dico bravo da sola, scusate, può essere anche un'autovalutazione, cioè la Fondazione con il Sud, eccetera, chiede proprio di rivolgersi a enti terzi imparziali, capito, che monitorino. Sì, questo c'è qui comunque all'articolo che dicevamo 25, mi serviva per questo capire un attimo. Allora, adesso a questo punto al comma 8. Quindi qua dice, ritornando all'emendamento numero 33, sostituire l'articolo 25,8 con i requisiti specifici determinati in relazione a ciascuna tipologia di intervento ai sensi della legislazione nazionale e regionale e riguardano la capacità dell'ente di documentare di aver raggiunto adeguati livelli di qualità nella gestione di servizi o nella realizzazione di prestazioni nelle materie oggetto del presente regolamento attraverso la presentazione di un progetto tecnico relativo al servizio che intende gestire e o alle prestazioni che intende erogare. Diciamo, è un po' anche quello che abbiamo detto noi, però detto con parole un po'... Forse è da scrivere, non lo so, non so se così è chiaro. Comunque. Vabbè, facciamo un oggetto appunto Sì. di
Quindi è quella parte qua, vedete, i requisiti specifici scritti in grassetto nel regolamento riguardano la capacità dell'ente documentale di avere raggiunto adeguati livelli di qualità, e poi praticamente scrive l'elenco, ciascun progetto tecnico dovrà contenere. Comunque di base c'è anche un riferimento non solo alle linee guida come scritto qua, ma loro dicono anche di documentare che insomma in passato le esperienze del passato siano comunque esperienze andate a buon fine, che, sulla quale possono dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi prefissati. Comunque, se volete proprio bene, andiamo avanti. Articolo 26, quindi emendamento 34. Articolo 26 è un dettaglio modificativo. Modificare all'articolo 26, quinto comma, la frase nell'avviso di accreditamento nel seguente modo: nel contratto di gestione. Che significa? Sono due cose diverse, avviso di accreditamento, contratto di gestione, no? Articolo 26, quinto comma. Contratto di gestione. Allora, quinto comma. Avviso di accreditamento. Quindi il Comune di Palermo, valutata in fase di programmazione la necessità di attivare servizi gestiti in maniera indiretta nei limiti delle risorse economiche stanziate nell'ambito del bilancio comunale, invita gli enti accreditati a stipulare specifici contratti di gestione per i servizi e gli interventi ritenuti necessari. L'ente accreditato verrà quindi invitato a stipulare il contratto di gestione del servizio da attivare con indicazione del numero massimo dei posti o dei destinatari o delle progettualità attivabili, distribuendo gli stessi secondo modalità che assicurino il rispetto delle esigenze di eventuali diversi contraenti. I contratti di gestione per ciascun servizio hanno una durata, fatti salvi eventuali accordi diversi, che verrà stabilita dall'amministrazione comunale in base alla specifica attività da svolgere. Il contratto di gestione dovrà contenere la descrizione del servizio che si intende attivare, destinatari del servizio, il numero massimo dei posti e destinatari delle progettualità attivabili, modalità di avvio del servizio, le prestazioni erogate e l'organizzazione delle attività, il personale previsto e corrispettivi, le spese ammissibili, modalità di contabilità, considerata la tipologia degli enti accreditati. Non capisco questo quinto comma. Ma io pure non capisco quale sia, scusate. Il servizio di accreditamento è qui sotto. Cosa c'entra il comma? Puoi mettere la frase, casomai. Nel quinto capoverso forse voleva dire 1, 2, 3, 4. Voleva dire forse nel quinto capoverso. E qua, guarda, Francesco, considerata la tipologia degli enti accreditati, massimo rimborsabile previsto, il rimborso avverrà sulla base, qua, dell'avviso di accreditamento, sino alla concorrenza. Non è il comma. No. Nel quinto periodo. Sino alla concorrenza dell'importo massimo rimborsabile previsto nell'avviso di accreditamento del pertinente servizio. Quindi, anziché avviso di accreditamento, dice nel contratto di gestione. Rimborsabile previsto? Nel contratto di gestione del pertinente servizio. Qua è una cosa proprio super tecnica che dobbiamo capire. Qua dice il contratto di gestione dovrà contenere. Sì, quindi forse nel contratto di gestione. Però non lo so. Non lo riesco a capire. Andiamo avanti, io andrei avanti perché è una cosa che non mi è chiara. Poi chiediamo questo. Segniamoci questo articolo. Allora, sì, l'emendamento 34, punto interrogativo. Ok. Allora, 35, aggiuntivo, aggiungere all'articolo 27, ultimo comma, dopo la frase dall'albo degli enti accreditati, le parole istituito presso il settore competente. Quindi aggiungere queste parole. Mamma. Poi 36, modificare all'articolo 31 la frase di revoca, la frase di revocare il patto di accreditamento con la frase rescindere il contratto di gestione.
Okay. Perché dopo il patto di accreditamento c'è il contratto di gestione, quindi quello che vai effettivamente a rescindere è il contratto di gestione. Probabilmente è più corretto. 37, modificativo, cassare integralmente l'articolo 32. Vediamo se è vero cassato. Aspetta, articolo 32. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente regolamento sarà competente a giudicare il foro di Palermo. Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia. Scusatemi, e qual è il cassato? Non ho capito. Quindi cassarlo? Tutto, integralmente. Come? Ci deve essere. Ma scusa, come fai a cassarlo? No, non prevedono controversie. Ma scusate, non lo puoi. In ogni regolamento c'è il riferimento a... Può essere c'è qualcosa dopo, vediamo. L'articolo 33 che dice... No, erogazione di voucher sociale. Vabbè, allora, anche questo, scusatemi, articolo 37 non lo capisco. Peraltro, scusatemi, 38, dopo le parole... Glielo dite che esiste anche abrogativo che possono segnare, cioè se tu mi dici cassare, mi metti abrogativo o sbaglio? Io non capisco, scusatemi. Vabbè, cassare, abrogare, diciamo, ci siamo. Vabbè. No, abrogativo intendo, qua mi mettono modificativo, Cesare. Sì, certo. Modificativo, certo. Cassare, segnami abrogativo e mi metti cassare, perché così non lo capisco. C'è un problema nella definizione dell'emendamento. E dico, non è banale però, perché la gente che poi vengono pubblicati questi, vengono allegati alle delibere e non è corretto. Articolo 28, cioè emendamento, scusate, 38, sostituire nell'articolo 34, dopo le parole, entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sostituire la frase... Non è sostituire, aggiungere. No, io non riesco. Vabbè, è la sua pubblicazione all'albo pretorio con l'espressione. No. Vabbè, scritto male. Ed in esito all'acquisizione di esecutività della deliberazione consiliare approvativa a far data dal giorno della pubblicazione del regolamento all'albo pretorio. Va bene. È sostitutivo questo, sì. Sì. Cioè, cioè, qual è la grande differenza? Ma guarda veramente, cioè, ti dice dopo l'approvazione e la pubblicazione all'albo pretorio, che è la stessa cosa che dicono loro, a far data dal giorno della pubblicazione del regolamento. No, aggiungono la dell'esecutività consiliare. L'esecutività, Cesare, l'esecutività bisogna votare pure, questo che viene fatto normalmente, cioè si fa la delibera, si approva la delibera. Allora... Se tu voti l'esecutività è di immediata esecuzione, se non lo fai è da quando avviene la pubblicazione, esatto, del proprietario. Quindi cioè, le due cose in realtà sono errate, perché se tu mi voti l'esecutività è giusto, cioè, questo è il problema. Se tu dici in esito all'acquisizione di esecutività della delibera, l'atto è esecutivo a tutti gli effetti, a far data dal giorno della pubblicazione del regolamento dall'albo pretorio, è giusto che tu aspetti i giorni di pubblicazione, i famosi 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio per diventare esecutiva. Quindi mi pare un contrasto, è la sua pubblicazione all'albo pretorio con l'espressione e in esito all'acquisizione di esecutività della deliberazione approvata, a far data. Sì, è corretto, Cesare. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua pubblicazione al proprietario. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Allora, io metterei pure un punto interrogativo nel 38, perché poi nella confusione si rischia di approvare in maniera... rapida magari cose che sembrano dettagli, però questo secondo me non è corretto. Poi se ci dicono che è corretto lo approviamo, per carità. Poi secondo me vanno in contrasto l'uno con l'altro, secondo me pure, però dico, non sono così esperta. Ma allora 39, peraltro qua dico parere contabile non dovuto, parere tecnico favorevole, però non lo so. 39, emendamento 39,
ti dice aggiuntivo, disposizioni finali, articolo 35. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con le superiori disposizioni regolamentari. Quindi è aggiungere questa frase. Vabbè. Abbiamo terminato. Lei. Incredibile, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, se siete d'accordo, intanto qualche intervento prima di chiudere. No, Presidente, diciamo vediamo, che... Ci vediamo domani, sempre alle 10 iniziamo la registrazione, la seduta, alle 10.30 dovrebbe unirsi la Marano. Domani vi do comunicazione, spero di ricevere in mattinata gli emendamenti dell'altra commissione, possiamo iniziare anche quelli lì. E poi in base a come e a quanti sono e che velocità abbiamo nell'esaminare gli emendamenti della settima, programmiamo agli inizi della settimana prossima l'incontro con l'assessore Mattina, anche alla luce della conferenza dei capigruppo che dovrebbe essere domani, che ci auguriamo possa mettere tra i punti del Consiglio Comunale anche questo regolamento per, diciamo, essere anche produttivi rispetto al lavoro svolto questa settimana. Siete d'accordo? Io darei lettura alla bozza di verbale per l'approvazione di oggi. Solo un attimo, scusami Francesco, scusami. Siccome vorrei, ho visto, sto guardando l'ordine del giorno complessivo allegato sempre alle convocazioni di Consiglio Comunale. Questa proposta che stiamo esaminando è la numero 52 ed è, stavo guardando a quali commissioni è arrivata. Diciamo, c'è anche la prima commissione che ha dato parere favorevole. Quindi ha già espresso parere anche lei su questo. Quindi mi chiedevo, a parte la settima, non è che la prima commissione ha fatto degli emendamenti e che non sono sfuggiti? Io ho fatto... Difatti il Presidente ha chiesto... La segreteria ieri ha fatto partire un'email alla Presidenza in cui chiede gli emendamenti di tutte le commissioni ad oggi pervenute. Dopodiché informalmente ho preso contatti sia con Inzerillo che con Arcoleo. Adesso posso anche sondare sulla Evola, diciamo. No, ecco, mi mancava la Evola, scusami, avevo capito che la richiesta era stata per la settima e basta. Dico, no, vi volevo precisare che... Tutti quelli pervenuti ad oggi. Sì, dico, comunque le commissioni che erano invitate a esprimere parere sono queste qui che Perfetto. Vi ho detto, diciamo. La prima, la quarta, la quinta, la sesta e la settima. Così, giusto per saperlo tutti, non... No. Va bene, allora, il verbale di oggi, l'anno 2020, il giorno 2 del mese di aprile, la quinta commissione consiliare. Marilena, ci sei? Sì, l'orario di chiusura se le puoi sistemare. Certo, ora controlliamo, vediamo a che ora chiudiamo e lo mettiamo. Lo segni tu che sei in diretta. L'anno 2020, il giorno 2 del mese di aprile, la quinta commissione è stata convocata dal Presidente. La commissione avviene in modalità a distanza attraverso la piattaforma di Google Meet. Tale modalità è prevista su disposizione del Presidente del Consiglio Comunale. Alle ore 10 il Presidente, assistito alla segretaria Marilena, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Tra le comunicazioni il Presidente informa che è stata inviata email alle commissioni competenti, così come stabilito nella seduta di ieri, ovvero richiedere gli emendamenti elaborati attinenti al regolamento e gli interventi di inclusione sociale. Il Presidente passa al punto riguardante l'approvazione del verbale, per cui dopo la lettura del verbale 64 del 1 aprile lo pone in votazione e viene approvato all'unanimità dei presenti. Il Presidente invita i colleghi consiglieri a riprendere la discussione sulla delibera regolamento di interventi di inclusione sociale. La Commissione da inizio la lettura, studia e disamina gli emendamenti elaborati dalla quarta Commissione, nello specifico pone attenzione all'emendamento 13, attiene all'articolo 15 destinatari, si prosegue con l'emendamento 14 attinente all'articolo 14, 18 definizione del percorso di inclusione attiva, aggiuntivo al punto C. Le attività proseguono con lo studio degli altri emendamenti attinenti all'articolo 18. Nel corso del dibattito interviene la consigliera Chinnici, che affronta la questione dell'apprendistato, in particolar modo quello svolto nei quartieri più a rischio per il Borgo Vecchio. Si prosegue la lettura di tutti gli emendamenti proposti dalla quarta commissione. Il Presidente Bertolino alle ore 11:28 dichiara chiusa la seduta. L'ho letto, se i consiglieri approvano, ci sono delle modifiche, consiglieri?
Una parola solo nella mia, per spiegare un attimo meglio, visto che dobbiamo approvare. La consigliera Chinnici affronta la questione, magari potremmo mettere, dell'apprendistato, Del tirocinio, sì, poi No, va apprendistato. bene, apprendistato formativo, ma magari ci mettiamo l'apprendistato formativo, tra virgolette, imprenditoriale. Che potrebbe essere svolto, perché di fatto non c'è nulla ancora di questo, che potrebbe essere svolto presso aziende o imprese locali. Di comprovata. Sì. Di comprovata successo, non lo so come lo possiamo chiamare, di comprovata validità, magari di comprovata validità. Virgola, in particolar modo, togliamo quello svolto nei quartieri più a rischio. Se vuoi puoi toglierlo Borgo Vecchio, perché magari sembra, lo No, io ti togliamolo. stavo dicendo così, caffè pagato a Marilena per questa. Carità. Va bene, grazie. Magari una parola, aspetta, sull'aspetto del monitoraggio, vabbè, comunque c'è il video, quindi niente, sul fatto che la commissione concorda su alcune cose, vabbè, c'è il dibattito, c'è il video, e va bene così, però magari. Vabbè, ma anche ieri abbiamo fatto un dibattito abbastanza lungo. E poi abbiamo solo sintetizzato in questa maniera. C'è un video che ha registrato tutto, quindi. Poi ne riparleremo con l'assessore eventualmente. Va bene, allora alle ore 11:30 lo pongo in votazione con lei, Bertolino favorevole. Mattaliano favorevole. Chinnici favorevole. Lo Monaco favorevole. Grazie. All'unanimità delle presenze. Scusatemi, possiamo aggiungere a parte lettura esame? Cioè, nel senso, si prosegue nella lettura di tutti gli emendamenti, lettura e discussione, perché magari giusto, una Allora, parola. colleghi, allora alle ore 11:30 dichiaro chiusa la seduta. A domani alle 10. Buona giornata. Grazie, ciao. Ciao.